cucina, sono Paolo Camaglia del ristorante President, solo per stasera, anzi ma perché solo per stasera? C'è parecchio tempo che dovete ragazzi. Buonasera, questa è la squadra, vi ripresento tutti, Giacomo De Simone, mio carissimo amico, nonché lo chef delle aziende, Michele Mazzola, personal chef, poi abbiamo Pollio, grande chef, non sono nessuno, è un cuoco. Io braccio adesso non so che altro Carlo che mi sopporta e mi supporta. E poi abbiamo Alfonso, che abbiamo scoperto che è una spalla fondamentale di questa sera. Come procede? Cosa stai preparando? È un succo di frutta di genovese che Pollio ha pensato di frullarlo per renderlo molto più delicato nella cottura del risotto. Guarda che bel colore! Questo non è altro che il broccolo. Non è altro che il broccolo pugliese, dove è la base, dove poggeremo un maialino sardo cotto a bassa temperatura e poi reso croccante su delle costolette, mentre il fieriello lo accompagnerà sopra. Vedete, è una cosa delicatissima. In questo momento il tavolo è la massima espressione. Quello che abbiamo fatto, una salsetta molto delicata, quasi modello francese, una vellutata di cavolo che viene dalle terre pompeane, che sono famose per il cavolo e ha la prerogativa di essere molto delicato. Ed è da completamento e ancora da abbinare bene il sapore del secondo piatto. Cioè il piatto sarà molto equilibrato da questo fatto. Le strasti utichають e mi друг другу нужны. И мне кажется, что нам уже не скрыться от этого дождя бесконечного безумства. Но мы расстанемся и капли воспоминаний будут таять где-то в глубине моих стараний. Все забыть, улыбнуться и жить дальше, сделать свою жизнь такой, как было раньше. Siamo al Gran Caffè Gambrinus e stasera va di scena un evento, i luoghi del vino. Stasera si parlerà di Lirpinia, il Gran Caffè Gambrinus diventa un teatro del gusto. E stasera di scena Piero Mastro Berardino, accompagnato da Paolo Gramaglia, che è lo chef del President. Grazie. Paolo, stasera quali piatti abbinerai ai vini di Piero Mastro Berardino? La cosa sarà molto facile, ci troviamo a Gambrinus, al centro di Napoli, Mastro Berardino, l'ambiente è bellissimo, abbiamo dato soddisfazione e a quella che è la storia della gastronomia napoletana, ma anche a quella che è i vini della Vellinese, quindi ha pensato di esordire con un risotto con un succo di frutta di cipolla ramata di Montoro e sfumato in continuazione e bagnato con il fiano di Avellino di Mastro Berardino. A seguire ha usato il taurasi, che è favoloso, il radici, l'abbiamo usato per la cottura di un maialino piccolissimo casertano, che ha accompagnato in due salse, in due consistenze di broccolo e friariello. La cosa è molto interessante perché abbiamo anche accompagnato con dei pani tutto questo menù. Il nostro territorio, in modo particolare, oltre a quello partenopeo, nella fattispecie President, ristorante President è sul territorio pompeano. Dai nostri studi, con la collaborazione del panificio Esposito, mio carissimo amico Carmelo Esposito, abbiamo studiato, preciso con la collaborazione, anzi siamo stati spinti dalla sovrintendenza a certificare quelli che erano i pani antichi pompeani. Pompei è stata molto ricca della cultura, ricca della cultura del pane, ma ricca anche di forni. Pensa che ce ne sono 105, quelli più importanti sono 7 e i più prestigiosi ancora intatti sono quelli dei patrizi. Tutto nasce nella storia dei pani da questo piccolo biscottino, pane furfantis, che veniva dato dai cani. Ecco, guarda tu, favoloso. Sì, il pane furfante, sì, il pane dei cani, una cosetta molto interessante, molto duro, fatto di crusca in assoluto, cotto
velocemente su una piastra, su un forno rudimentale, ma da qui nasce l'idea, sai, le cose povere, le cose semplici sono forse le più buone, nasce l'idea di fare un pane per tutti i giorni e ne nasce così il pane secondarius, un pane per il popolo tutto. Ma quando i nobili incominciano a capire che il pane è buono ed accompagna bene i cibi, nascono dei pani favolosi come la Diparius, un pane fatto con lardo, o nelle feste, quando si ostentava la ricchezza, l'Ortogallanus, che è un pane fatto con i canditi, la sugna, il vino, l'olio, ed era il sinonimo di tutti quei prodotti di ricchezza. Un piatto che questo qui invece lo associeremo al dolce, questo pane. Quindi questo è il tuo studio dei pani pompeani, uno studio molto ricco, io vedo. E chi li ha seguiti è il signor Carmelo Esposito, che è un panificio esposito. Sai cosa gli puoi dire? No? Magari avevi temevi il panettiere. No, volevo dire panettiere. Guarda, ma quello è bellissimo, panettiere. Il panettiere, non volevo usare un termine più tagliato. Il maestro delle farine, il panettiere, perché il panettiere è quello lì. Il panificatore, ecco, non mi è venuto. Allora, Paolo, questo è lo studio sui tuoi piani, i pani pompeani, ed è uno studio ricchissimo. Io però so che ti accompagna e ti ha accompagnato in questa esecuzione il panettiere Carmelo Esposito. Lui è stato esecutore in questo tuo studio, no? Ti ha accompagnato, ti ha aiutato a realizzarli praticamente. Perfetto. Ora mi vengono da fare delle domande, Carmelo, senti, la lievitazione dei tempi antichi, com'era? La lievitazione dei tempi antichi era partita dalle vinacce, dei vini che davano lo start per poi procedere, veniva rinfrescato quotidianamente, come un po' si fa anche oggi, e dava lo start per la partenza della lievitazione. Ed è stato difficile riproporlo nuovamente in questi tempi moderni? Non è che è stato difficile, ovviamente abbiamo fatto un anno di lavoro dietro a questa cosa, e insieme a Paolo, che insomma mi ha aiutato, abbiamo riuscito a trovare la ricetta per poi mettere in opera questo lavoro, sì. E invece gli impasti venivano fatti a mano, e adesso invece si usano i macchinari, ci sono delle impastatrici meravigliose. Tu come li hai riprodotti questi? Ovviamente a mano, perché bisogna, a mano il pane acquista ancora più il gusto, ancora più il sapore, ancora più forte la lievitazione, alle basi per poter lievitare, non diventare che se ne scende. Sì, Romina ha fatto bene, perché se gli antichi romani pompeani usavano le mani per impastare, riproponiamo così com'era, ha dato ancora più gusto e soddisfazione nel riproporli. E questa la forma, Paolo, la forma dove... La forma è interessantissima, questa è una delle domande che più mi piacciono. Vedi, non avevano i coltelli gli antichi romani pompeani, ma gestivano bene tutto con le mani. I pani dei meno nobili, i poveri, lo tagliava, vedi, a dei segni, ci dà la possibilità di staccarlo immediatamente, e questa era la pagnottella, la porzione. I nobili invece, più ricchi, dividevano i pani rotondi in 8 parti in modo tale che si riuscivano a staccare facilmente, come vedi in questa sezione. Quindi usavano le mani. Ma quello che mi è piaciuto sempre raccontare, come le abbiamo certificati, come siamo arrivati a queste forme. Romina, è stato facilissimo, pensavo che era la cosa ardua e difficile la ricerca, ma i murales, i graffiti, i mosaici, grazie, e più che altro un mosaico dove si vede che un nobile dopo l'elezione divideva con il popolo il pane e lo staccava con le mani. Ancora dei ritrovamenti carbonizzati delle forme ci hanno dato la certezza delle forme dei pani che attualmente tu vedi. Bellissimo. Senti Paolo, ma io so che stasera tu accompagnerai il dolce del Gambrinus con un pane dolce pompeano. Sì, ti parlavo di questo pane dolce che era nei momenti più nobili e sontuosi, in una location così antica, così bella, dove i quadri ti commuovono, l'ambiente è elegante, abbiamo pensato di riproporre questo pane da accompagnare con il dolce. È un pane fatto con i canditi e con il vino, senza sale, aggiunto un goccio di miele, diventa da accompagnamento a quello che sarà il dolce, la sfogliatella che proporrà il Gambrinus. Perché nelle case nobili incominciava a diventare il dolce qualcosa di lussoso, no? E quindi anche sì, il pane dolce era un... Se
Sui dolci mi piace parlare della cucina degli antichi romani pompeiani. Tra i meno abbienti c'era il formaggio, che era un formaggio dolce. Tra i più ricchi si accompagnavano da pane, miele e frutte candite. Grazie Paolo. Siamo al Gran Caffè Gambrinus, i luoghi del vino, e stasera i luoghi del vino c'è l'Irpinia, e l'Irpinia è Mastro Berardino. Stasera con Piero Mastro Berardino e la giornalista Marina Alaimo avremo la degustazione dei vini dell'azienda di famiglia. Piero, io sono onorata di averti qui al Gambrinus, ma sinceramente vorrei che fossi tu a raccontarci un po' dell'Irpinia, perché oltre al vino so che l'Irpinia è anche dentro di te, ti è stata musa ispiratrice per l'arte. Ma l'Irpinia è una terra fortunata, una terra, un'isola felice dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della caratterizzazione territoriale, che ha avuto la straordinaria fortuna di riuscire a preservare le proprie radici. Nel caso della viticoltura sono le nostre antiche radici enoiche che affondano nella storia greca e romana le proprie prime tracce, le proprie tracce più antiche, e che sono state, a differenza di molte altre zone del mondo, non solo della vecchia Europa ma del mondo, sono state coerenti nei secoli. Quindi è un territorio che non ha mai patito fratture, interruzioni nella sua viticoltura, e questo ci ha consentito oggi, negli ultimi 30 anni più che oggi, ma ci ha consentito di essere apripista nel rilancio del grande tema della viticoltura nativa dei territori che compongono il mosaico dell'Italia del vino. Quindi l'Irpinia è stata un po' in cima a questo grande movimento, grazie a chi mi ha preceduto nella mia famiglia, che è una famiglia di 10 generazioni che in Irpinia ha avuto la testa dura, perché poi siamo montanari, ha avuto la testa dura di preservare appunto questi caratteri di territorio, di approfondire la conoscenza del territorio, di estrarre dalla nostra viticoltura qualità crescenti, così come sono crescenti le aspettative dei consumatori del mondo, e continuare a portare questo messaggio del vino irpino nel mondo come avevano fatto i miei antenati fin dalla fine dell'Ottocento. Quindi è una storia lunga, affascinante, stimolante, di cultura e di arte, perché non si può essere nel mondo del vino senza coltivare, cullare una sensibilità per un messaggio artistico. Il vino di per sé richiede una interpretazione creativa del proprio territorio, senza snaturarlo, rispettandolo profondamente, ma facendo in modo da estrarre da un territorio i suoi caratteri, che sono sempre cangianti, sempre mutevoli, di vendemmia in vendemmia. Non c'è mai la possibilità di ritrovare le medesime condizioni da un anno all'altro, e questo ci consente anche di dire che, oltre alla tecnica, appunto, ci vuole la sensibilità artistica della creazione degli uomini del vino. Quindi in ogni bicchiere di vino c'è un po' di noi, cioè, quindi viene raccontato, ogni bicchiere è diverso, ogni sorso è diverso. Sì, il mondo del vino si fonda su quattro grandi pilastri, che sono il clima, il suolo, il vitigno e quella che si chiama la mano dell'uomo, che poi non è solo la mano dell'uomo ma è anche la sua visione, la sua capacità di essere visionario e quindi di cogliere in queste tre componenti naturali, che dovrebbero essere oggettive, cogliere tutti gli aspetti emozionali, ricombinarli insieme e presentarli ad un pubblico più grande al di fuori dei propri confini territoriali. Credo che questo sia il messaggio interessante degli uomini del vino. Piero, io so però della tua vena artistica e ti ripropongo la domanda in modo diverso. Stasera ci sono i tuoi quadri e ci sono anche tu, ci leggerai, io spero che lo farai, se ci sarà tempo e modo, di leggere due versi, perché a breve sarà in uscita un tuo romanzo. Brevemente due cigni. Sì, sono delle passioni personalissime che poi a un certo punto, in maniera anche un po' dirompente, sono uscite dal mio controllo, dal controllo del mio intimo, e sono finite un po' in palcoscenico. Sono quelle cose che normalmente uno tiene nel backstage e che invece improvvisamente esplodono, un po' come un'eruzione. Questo è successo sia con la parte figurativa, e quindi ho cominciato a fare delle esposizioni, ma poi, dovendo organizzare dei momenti espositivi, è venuto fuori che questi quadri non nascevano da soli ma venivano accompagnati da alcuni componimenti in versi, e quindi ho deciso quest'anno di raccogliere questi componimenti e di fare una prima pubblicazione, un testo che esce alla fine di questo mese, alla fine di marzo, attraverso i tipi di un editore
pescarese, Tracce Edizioni, sotto la guida di Plinio Perilli, che è un critico letterario e anche un critico d'arte più in generale, particolarmente qualificato, che ha preso a cuore questo piccolo progetto. E il 2014 sarà anche l'anno di uscita del mio nuovo romanzo, che è in questo momento in gestazione e sarà pubblicato da un editore napoletano, quindi sicuramente avremo le prime presentazioni sulla città di Napoli, e prevista l'uscita per il mese di settembre probabilmente. Un'ultima domanda: qual è il vino che in cui più ti senti rappresentato tu? Ogni momento è diverso e quindi ogni momento si esprime attraverso un vino. Ovviamente ho un mio punto debole, che è forse l'espressione delle vigne di famiglia più antica, più tradizionale, nello stesso tempo che si esprime con grande modernità. È una selezione di Taurasi che si chiama Naturalis Historia, si produce da vigne che hanno circa 45 anni nella tenuta di Mirabella e Clano. È un vino molto morbido, molto suadente, di grande piacevolezza, ovviamente di grande possibilità di invecchiamento. È un vino che mette insieme grande carattere e grande finezza. Ai luoghi del vino ci sono in degustazione due vini, il Taurasi del 2008 e il Fiano del 2013. Do la parola a Marina Laimo, che è giornalista di vino, per raccontarci brevemente cosa degusteremo stasera. Allora, innanzitutto partiamo, come ha detto ampiamente Piero, con l'Irpinia. Inauguriamo questo ciclo di incontri, i luoghi del vino, come bere un territorio. La Campania tutta è un territorio da bere, e in modo particolare lo è l'Irpinia, perché storicamente appunto la gente di questo territorio ha saputo dimostrare di essere vignaioli, insomma, capacissimi, particolarmente espressivi. Ogni irpino, io dico, sarebbe capace di fare dell'ottimo vino. È un territorio particolarmente vocato per la posizione geografica, per questo suolo vulcanico, perché la furia del Vesuvio si è spinto sino in Irpinia. È un territorio freddo che giova tantissimo alla vite, perché il vino e la vite vogliono il freddo, a differenza di quanto comunemente in genere si crede. Particolarmente vocato, come ho detto, lo dimostra soprattutto il fatto che le nostre tre DOCG si concentrano proprio in Irpinia, che sono Grego di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi. Il Taurasi, che è fatto appunto con l'Aglianico, che è l'uva principe di questo territorio. In questa occasione i Masso Berardino ne fanno tanti di vini, soprattutto irpini. Sono la storia dell'Irpinia vitivinicola e anche della Campania, se pensiamo che sono produttori da ben 10 generazioni, quindi praticamente sono un'istituzione in questo campo da noi. E degusteremo il loro Fiano di Avellino, che è una delle DOCG appunto. Il Fiano è un vino tipico di quest'area. Io dico sempre che per fare un cattivo Fiano bisogna mettersi d'impegno. È un bianco particolarmente espressivo, di grande carattere e particolarmente interessante nei tempi lunghi, cosa che appunto incredula ancora per tantissimi. Però un Fiano di Avellino ben fatto ce lo possiamo gustare, anzi gustare al meglio, anche dopo 10-15 anni. Il Taurasi Radici è un po' l'etichetta cult dei Mastro Berardino, quindi una celebrity in tutto il mondo, vero Piero? Famosissimo, loro sono conosciutissimi ovunque, sono presenti in 60 paesi, e lo è in modo particolare questa etichetta. Perché? Perché all'estero si amano soprattutto i rossi, quindi questo Aglianico molto volitivo piace tantissimo, individua tanto il lavoro di questa famiglia, e anche se è un rosso, diciamo, che vuole i tempi lunghi, perché l'Aglianico è un vino piuttosto duro, il Taurasi lo è in modo particolare, quindi ci piace gustarlo dopo una decina d'anni, giusto Piero? Quindi inauguriamo i luoghi del vino come un bere un territorio, e vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Siamo ai luoghi del vino al Gran Caffè Gambrinus e mi trovo con Massimiliano Rosati, che è il proprietario, uno dei proprietari del Gran Caffè Gambrinus. Massimo, io ti faccio una domanda, è secca: perché queste nuove iniziative? Che sta succedendo al Gambrinus?
Ma il Gambrinus da sempre è stato luogo di incontro per qualunque forma di cultura che può passare dalla musica alla pittura e all'enogastronomia. Questo è un modo che il Gambrinus ha per aprirsi alla cultura del mangiare bene e del mangiare sano. Quindi un teatro del gusto sta diventando? Sì, diciamo un teatro del gusto, il salotto del gusto, insomma, è un palcoscenico. Io dico sempre che il Gambrinus è un palcoscenico, è un luogo per esibirsi, è un luogo per ritrovarsi. Quindi questa sera ci ritroviamo, grazie ai vini, in questo salone unico al mondo. Grazie Massimo.